ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per farvi un video che ha come centro indiscusso la famiglia. Una famiglia un po' particolare che mette al mondo ben due coppie di gemelli. E sto parlando della famiglia Stephens. Ma partiamo col delineare il luogo in cui si svolge questa storia. Siamo a Pencod, una città industriale specializzata nella produzione di acciaio e carbone nel sud del Galles. Ed è proprio in questa cittadina che abita la famiglia Stephens. Ray è il capofamiglia, Rita è la moglie di Ray. Ed entrambi fanno del loro meglio per guadagnarsi da vivere. Anche perché non ci sono solo loro. A completare il nucleo familiare ci sono anche i due gemelli della coppia, Mark e Martin. I ragazzi nascono nel 1971, però fin da subito ci sono dei problemi che i genitori dei bambini neanche valutano. Anzi, a dirla tutta, non pensano neanche che ci siano problemi. I due, per mantenere i figli, devono iniziare a lavorare tanto per sostenere la famiglia. Hanno entrambi un carattere forte e non si lasciano certo abbattere. Infatti, riescono ben presto a diventare una famiglia benestante. Certo, non sono ricchi, non gli escono i dollari dal naso, ma possono sicuramente gestire al meglio i bisogni dei loro figli. Però prendono sotto gamba un qualcosa di molto importante, ossia la loro presenza. Ora, lo sappiamo, di bambini cresciuti lontani dai genitori perché dovevano lavorare né che nel mondo. Io stessa sono stata una di quelle bambine che durante le elementari stava principalmente con i nonni perché i miei genitori lavoravano tutto il giorno. Però i due gemelli non hanno la fortuna di stare con una nonna. Raramente i genitori chiamano una babysitter perché vogliono che i ragazzi riescano a cavarsela da soli il prima possibile. Più sono autosufficienti, meglio è. Essere gemelli però ha un lato positivo perché è diverso dall'essere fratelli. Si dice che i gemelli siano fin da subito legati tra di loro. E infatti Mark e Martin passano la maggior parte del tempo insieme. Però c'è qualcosina che non va. Ad esempio non sono soliti giocare con i bambini del quartiere. Tra le strade si vedono spesso gruppi di ragazzini lì a giocare. Ma Mark e Martin non ci sono mai. I vicini degli Stephens ammettono anche loro che raramente hanno visto i due gemelli giocare fuori casa, in quanto la loro famiglia era molto riservata e i gemelli erano soliti stare da soli. Però nonostante si facciano compagnia a vicenda, Mark e Martin non sono proprio la classica coppia di bambini gemelli, in quanto, a quanto pare, non sono neanche uniti da un legame così tanto profondo. Il che è strano se pensiamo che non hanno praticamente amici. Solitamente in queste situazioni è normale attaccarsi molto al proprio gemello o alla propria gemella. L'assenza di amici per i bambini non è mai positiva. Ecco perché i gemelli si ritrovano spesso a vivere un rapporto molto molto potente. Ma Mark e Martin hanno un rapporto unico nel suo genere. Infatti solitamente i gemelli condividono anche dei tratti della stessa personalità. Ma Mark e Martin no. Hanno due personalità totalmente opposte che infatti li porteranno a fare scelte molto diverse nella vita. Arriva un momento in cui Mark e Martin si abituano alla vita dei loro genitori, alla vita frenetica dei loro genitori. Hanno raggiunto in un certo senso un equilibrio tra il cavarsela da soli e il non ridurre la casa a un macello, cosa che farebbe un qualsiasi ragazzino della loro età, ma non Mark e Martin. Loro cucinano, puliscono, lavano tutto, fino a quando la famiglia Stephens si allarga ulteriormente, perché Rita dà alla luce un'altra coppia di gemelli, Carl e Kirsty. Avere due coppie di gemelli è davvero raro, specialmente perché anche Rita è una gemella. Suo fratello gemello era disabile e purtroppo si è tolto la vita. Questo per lei ovviamente era stato un duro colpo e il fatto di continuare a mettere al mondo gemelli non fa che riportare alla mente suo fratello e la sua fine tragica. Per di più, Ray e Rita sono nelle stesse identiche situazioni per quanto riguarda il piano lavorativo. Non riescono mai ad essere presenti, Mark e Martin sono dei ragazzini che iniziano a prendersi cura dei loro fratellini al posto dei loro genitori. Prendono letteralmente il posto dei loro genitori. E quindi quel tempo Mark e Martin iniziano a fare i casalinghi. Puliscono, rassettano casa, fanno la polvere, spesso lavano i piatti, preparano loro da mangiare anche per i loro genitori e spesso e volentieri preparano da mangiare anche per i loro fratellini. Li fanno mangiare, li fanno giocare, li intrattengono e tutti questi compiti spettano ad un adulto, ad un genitore per la precisione, e non a dei ragazzini. Ray e Rita a casa parlano solo e soltanto di soldi. Dicono che devono stringere un po' la cinghia per fare dei sacrifici, semplicemente per la voglia di arrivare in cima e di avere ancora più soldi. La conseguenza ovvia di tutta questa situazione è che Carl e Kirsty, i fratelli minori, si affezionano tantissimo a Martin e Mark, i fratelli maggiori. Ma allo stesso tempo tutte queste responsabilità hanno un impatto davvero tanto,
tanto negativo su di loro. Mark e Martin iniziano quindi a sviluppare qualcosa dentro di loro che in realtà neanche riescono a identificare perché sono troppo piccoli. Ebbene, quel sentimento è rancore. Il ruolo che gli è stato affidato è soffocante, non hanno tempo libero, non hanno amici, non riescono a fare amicizia. Ormai sono arrivati ad un'età in cui tentano di legare con i coetanei e ci riescono anche. Il problema è che se qualche compagno di scuola li invita da qualche parte, devono sempre declinare l'invito perché sono perennemente occupati con la casa e con i gemelli. Il loro compito è diventato quello di crescere i fratelli più piccolini. Arriviamo al 1990, quando Mark e Martin oramai sono 19 anni, e dopo l'esperienza vissuta in famiglia cercano in tutti i modi di allontanarsi da casa. Il punto è che al posto di cercare fortuna altrove e di partire, i due gemelli trovano dei luoghi molto più facili da raggiungere: i pub e i bar. Lì stanno insieme, bevono qualche birra, si rilassano, chiacchierano tra di loro. Col tempo, frequentando insistentemente gli stessi pub e gli stessi bar, iniziano anche a essere di casa. Insomma, iniziano a conoscere, sebbene superficialmente, diverse persone. Ma arriva una sera in cui Mark e Martin fanno amicizia con due ragazze del posto. Tracy e la sua amica Lizzie entrano nel pub e ordinano da bere. Le due ragazze quindi si siedono, iniziano a bere, a chiacchierare, fino a quando Tracy non si rende conto che ad un tavolo lì vicino c'è seduto un ragazzo che lei conosce, ossia Martin. Tracy quindi decide di andarlo a salutare e ne approfitta. Presenta quindi Mark alla sua amica Lacey. Mark e Lacey di conseguenza iniziano a parlare, si incontrano per la prima volta quella sera e tra di loro scatta il classico colpo di fulmine. Lizzie trova Mark un ragazzo simpatico con un grande senso dell'umorismo. È il classico bravo ragazzo e in poco tempo i due si ritrovano a ridere delle stesse battute, a parlare di film, di musica. È così che scoprono di avere davvero molte cose in comune. Lizzie è davvero molto presa da Mark, ma Tracy, la sua amica, è un po' scettica. Dopo averlo conosciuto bene grazie alle varie uscite di gruppo, trova che Mark appaia come un ragazzo problematico che però finge vada tutto per il meglio. Tracy ha la sensazione che Mark, dentro di sé, abbia qualcosa che gli impedisca di essere felice. Lo nota dal suo sguardo, dai suoi movimenti, dai suoi discorsi. Serata dopo serata, Tracy inizia a dubitare seriamente di Mark. Infatti ci sono diverse cose che Lizzie e Tracy non conoscono assolutamente di Mark e Martin. Non sanno il tipo di infanzia che hanno vissuto, ma nonostante questo, Lizzie Camp si innamora ben presto di Mark. I due quindi si frequentano per un po' e poi si mettono assieme. L'idillio però dura poco, in quanto quando i due iniziano a fare coppia fissa, un lato caratteriale negativo di Mark emerge in modo prepotente. Ha iniziato infatti ad attaccare briga, come a voler litigare per qualsiasi sciocchezza. Una sera Lizzie ricorda che sono usciti con degli amici. Lei in quell'occasione calza delle scarpe nuove e Mark, a metà serata, inizia a fare dei commenti davvero davvero sgradevoli. E dice cose del tipo: quelle scarpe sono proprio orribili, da stracciona, te le devi togliere. I due stanno ormai camminando per tornare a casa, quindi si ferma, guarda Mark e dice: Gioia, non posso togliermi le scarpe per strada e camminare scalza, ti pare? Ma Mark continua dicendo: beh, forse non avresti dovuto mettere quelle scarpe orribili. Ma cosa ti è preso? Perché le hai comprate? Sono davvero indecenti. Ebbene, sappiate che Lizzie quella sera indossava delle classiche scarpe col tacco, normalissime. Ma Mark non si ferma certo a giudicare Lizzie per le scarpe che indossa, anzi, tutt'altro. Lizzie infatti ricorda che Mark è solito tirarle una vagonata di frecciatine. Le diceva cose del tipo: sai Lizzie, nessuno ti vuole bene. E sai perché nessuno ti vuole bene? Perché sei una buona a nulla. Questo però, ragazzi, devo dirvelo, è niente. Gli insulti continuano, persistono, giorno dopo giorno, e diventano sempre peggiori. Si può dire che Lizzie, in quella relazione, viene continuamente mortificata e umiliata, in continuazione. Arriviamo ad un punto in cui Mark e Martin sono ventenni. Nel frattempo, il duro lavoro dei suoi genitori ha dato i suoi frutti, sono riusciti a mettersi in proprio. Hanno iniziato ovviamente a lavorare in piccolo, nel loro garage, costruendo cuscini e mobili per le varie aziende. Col tempo, Ray e Rita sono passate alla realizzazione di lavori di tappezzeria. Ray è il capo della società, ma Rita ha un carattere forte e molto cocciuta. E per di più, ha pure una lingua bella tagliente. Però c'è un fatto: nel periodo in cui Lizzie sta con Mark, passa molto tempo a casa sua e scopre una parte di Rita totalmente diversa. Alla fine quella donna tanto dura e dispotica con Lizzie si dimostra molto dolce, affabile. Rita, quella fidanzata del figlio, è loquace, ride, scherza. E Lizzie la trova davvero adorabile, cosa che non può dire di Martin, il fratello gemello di Mark. Tra i due non scorre buon sangue fin dall'inizio. Col passare del tempo ovviamente non iniziano a starsi simpatici
e Martin arriva a insinuare che Lizzie, quando è lì, si comporta da padrona di casa. Cosa non vera, Lizzie aveva un carattere molto molto mite e dolce, era timida insomma. Poco dopo l'inizio della relazione tra Mark e Lizzie, Martin si sposa e decide di trasferirsi. In questo modo la responsabilità di occuparsi dei gemelli più piccoli, Carl e Kirsty, ora non spetta solo a Mark, ma anche a Lizzie. La donna non la prende così male, ma Mark inizia a non sopportare più quella situazione. Ha passato la vita a occuparsi dei suoi fratelli minori, li ama con tutto se stesso. Ma ormai è un uomo adulto, vorrebbe stare con la sua ragazza Lizzie, uscire, stare da solo con lei nel weekend al posto di aiutare i suoi fratelli minori con i compiti. Dopo 8 anni di relazione, Lizzie e Mark convolano a nozze. Per un po' di tempo i neosposini conducono una vita perfetta, stanno benissimo. E Mark sembra essere finalmente avviato verso una promettente carriera. Infatti lavora in una fabbrica specializzata in controsoffitti acustici. È un ingegnere progettista e in poco tempo sale di grado, diventando direttore. La fiaba però dura ben poco. Poco dopo sposati, Mark inizia a uscire per andare al pub a bere. Tutte le sante sere, non ne salta una. In un'occasione l'ha riaccompagnato un suo amico a casa, ossia Andrew. Lizzie in quel momento sta in cucina, in pigiama, a prepararsi una tisana. E ovviamente le luci della cucina sono accese. E con le luci accese è possibile vedere attraverso le finestre. Mark infatti rientra in casa e urla a Lizzie: Andrew, il mio amico, si è goduto tutto lo spettacolo! Lizzie in quel momento non capisce, è in pigiama, si domanda a Andrew chissà che spettacolo abbia visto. Cioè, il problema era che stava in vestaglia, era a casa sua a prepararsi una tisana. Ed è il suo diritto farlo anche in pigiama. Non vede dove sia il problema. Mica stava in intimo, santo cielo. Aveva una vestaglia. Ma Mark è arrabbiato. La afferra per il collo. La insulta. Le dice che i suoi amici non devono assolutamente vederla né in pigiama né in vestaglia, in quanto solo lui può avere questo onore. Quindi Mark dice a Lizzie di smetterla, di mettersi in mostra dalla finestra della cucina. Lizzie a quel punto cerca di allontanarlo, lo prega di fermarsi, gli dice che le sta facendo male. Mark a quel punto lascia la presa dicendo a Lizzie che si sta comportando davvero da sciocca. Lizzie però è troppo scossa per stare a casa, quindi afferra le chiavi e poi scappa via, sale in auto e guida fino a casa dei suoi genitori. Lizzie vuole tirarsi fuori da quella brutta situazione, ma purtroppo dopo una settimana passata di Lizzie, la donna dice a Mark che sarebbe tornata, ad una condizione: avrebbero dovuto iniziare a vedere insieme un terapeuta. Se Lizzie potesse decidere, chiaramente avrebbe già chiesto divorzio e tanti cari saluti. Però si sente in colpa. Lei e Mark sono sposati da meno di un anno e le nozze le hanno pagate interamente i suoi genitori. Di conseguenza Lizzie dà a Mark e alla loro storia una seconda possibilità. I due iniziano a vedere insieme un terapeuta, ma Mark in breve tempo piomba nuovamente nel baratro. La disperazione dell'uomo è lì, è evidente ed è sempre più crescente. E purtroppo c'è un viziaccio che Mark non riesce proprio a superare, ossia il bere. E come accade spesso in queste situazioni, Mark, quando beve, diventa irriconoscibile, un'altra persona, diventa sgradevole. Ma, miei cari e mie care, in questa storia non c'è mica solo Mark, c'è anche suo fratello Martin, il quale ha deciso di intraprendere decisamente un'altra via rispetto a quella di Mark. Finita la scuola è andato immediatamente a lavorare per i suoi genitori, in quanto aveva dei figli piccoli da mantenere. Martin ha scelto un mestiere stabile, una fonte di guadagno sicura. Di conseguenza sembra contento della sua vita e del suo lavoro. I gemelli, Carl e Kirsty, oramai sono adolescenti e riescono a cavarsela da soli. Ma anche per loro c'è qualcosa che non va. Kirsty è una ragazza, sì, timida, ma tutto sommato qualche amica ce l'ha, va bene a scuola. Per Carl invece la situazione è alquanto diversa, perché Carl è molto problematico. È un ragazzo introverso, la sua salute mentale è molto precaria perché soffre di depressione, non ha amici e sta tutto il tempo in camera sua attaccato al computer. Oltretutto Carl purtroppo ha anche una bassissima autostima. Intanto dopo 5 anni di matrimonio Mark e Lizzie hanno la loro prima figlia. Però le sfide della paternità per Mark sono davvero troppo opprimenti. Non ha assolutamente preso bene questo suo nuovo dovere, anzi sente questo compito eccessivamente gravoso per lui. Mark infatti con la nascita della primogenita si è ritrovato immerso nelle responsabilità. Il tempo dell'uscita dal pub ogni sera sono finite perché è giunto il momento per Mark di fare il padre. Ma nonostante ciò Mark ogni tanto riesce comunque a sgattaiolare fuori di casa, riesce a uscire comunque con i suoi amici del pub, lasciando sua moglie
lì, da sola, a casa, come una ciula, senza neanche avvisarla. Col tempo Lizzie si rende conto che questa situazione si ripete costantemente e quindi si rende conto che a Mark, di sua figlia, non gliene frega una beata fava. Il problema è che Mark in quel momento sta cercando di combattere con un demone che praticamente lo insegue per quasi tutta la vita, ossia i problemi legati all'alcol. L'alcol, ahimè, non aiuta affatto Mark, bensì peggiora le cose facendolo cadere ancora di più nel baratro. L'uomo infatti quando esce e va al pub porta con sé tutti i suoi problemi, tutti. Ed in breve tempo è chiaro a tutti quanto quel ragazzo sia problematico. L'uomo è solito fare sempre alla fine dei discorsi cupi e inquietanti che allontanano le persone al posto di avvicinarle. Mark quindi col tempo si ritrova da solo a bere al pub o al bar. Quando sembra che la vita di Mark sia totalmente fuori controllo, ecco che rispunta fuori il suo gemello, Martin, che gli fa una proposta a cui non può rifiutare. Martin ha sempre pensato di essere un grande uomo d'affari. Nella sua testa avrebbe sicuramente fatto i soldi a pioggia. Di conseguenza, Mark si lascia totalmente ammaliare. Martin quindi offre a Mark un nuovo lavoro nella sua nuova azienda, specializzata in immersioni commerciali. Si tratta di effettuare delle immersioni per riparare delle tubature o delle reti fognarie nei letti dei fiumi. Queste attività richiedono una grande competenza. Infatti Martin sta davvero guadagnando tanti soldi perché si tratta di un lavoro specializzato. Mark è entusiasta di lavorare per il suo gemello, ma non tutti pensano che sia una buona idea. Rita e Ray, i suoi genitori, i suoi amici, Lizzie, dicono a Mark che a loro parere non è una grande mossa andare a lavorare per suo fratello. E in effetti le preoccupazioni di tutti, ahimè, sono fondate, in quanto la collaborazione con i gemelli non fila assolutamente liscia. Mark va a lavorare per Martin e di conseguenza Martin vuole avere il controllo degli affari. Ma Mark non è assolutamente d'accordo con lui. E alla fine la loro collaborazione lavorativa si conclude ed ognuno va per la sua strada. Nel 2006, dopo aver rotto con suo fratello, Mark ha un'altra scelta. Deve andare a lavorare per i suoi genitori. La loro azienda di tappezzeria è oramai ben avviata. E Ray e Rita sono davvero felici di poter contare sull'aiuto del figlio. Ma Mark non è affatto felice di lavorare per i suoi genitori. Avrebbe preferito seguire la sua strada, allontanandosi da loro. Di conseguenza sente di aver fallito per tutta la sua vita. Infatti Mark, nonostante sia felice di avere un lavoro, fa davvero fatica a stare alle dipendenze dei suoi genitori. Il disagio è sempre più evidente ed il suo comportamento con i giorni inizia a mutare. Diventa sempre più strano, sempre più sospetto. Fino a quando Mark un giorno confessa a Lacey, sua moglie, di avere una passione per le scarpe da donna, che ben presto si trasforma in un'ossessione. Mark non solo le colleziona, ma inizia a girare per casa con le décolleté tacco 12. E Lacey sostiene pure, scherzosamente, che Mark è anche più bravo di lei a camminare sui tacchi. Ovviamente la donna tutta la situazione l'ha trovata alquanto strana, però Mark di base non stava facendo del male a nessuno e quindi l'ha accettato. Anche l'amica di Lacey, Tracy, sostiene che Mark è un po' stranino. Quando escono assieme, infatti, lei vestita di tutto punto e anche dei tacchi, l'uomo non manca mai di chiederle che tipo di scarpe calza e di che marca sono. Ovviamente l'ossessione di Mark per le scarpe da donna diventa ancora più prepotente quando è sbronzo. Arriva un momento in cui Mark sostiene di voler organizzare una festa in maschera. Lei si trova l'idea carina, potrebbe essere divertente e quindi propone una festa a tema anni 80. Lei si sottolinea e ricorda che suo marito si è vestito da Supergirl. Ha indossato seno finto, tacchi alti, parrucca. Pensate che alla fine di quella serata, Mark è talmente tanto sbronzino da addormentarsi in bagno con la calzamaglia del costume abbassato. Quando Lizzie compie 35 anni nel 2008, ecco che arriva la seconda figlia, Madeline. Durante la gravidanza di Lizzie, Mark è di nuovo caduto in depressione. Però quando è nata la bambina si è decisamente ripreso. Mark in questo caso è felice di avere un'altra figlia, è amorevole con lei, la coccola. E quello Lizzie lo ricorda il periodo più bello del suo matrimonio. Nonostante questo Mark continua a lasciare tutte le responsabilità a sua moglie. Certo è un padre amorevole e affettuoso, ma non fa mai un fico secco per sua figlia. Non le cambia i pannolini, non le prepara il biberon, non la culla se piange, niente di tutto ciò. Arriva il 2011, questa è una data triste per tutta la famiglia perché purtroppo Ray viene a mancare. L'uomo sta già male da un po' e fa avanti e indietro dall'ospedale anche lui per problemi legati all'alcol. La dipartita di Ray viene vissuta in modo diverso dai vari membri della famiglia. Sono proprio mutate determinate dinamiche interne della famiglia con la mancanza di Ray. Non solo tra i gemelli maggiori, ma anche tra i gemelli minori. Kirsty e Carla chiaramente non prendono bene la cosa. Però Kirsty
riesce a reagire, mentre invece Carl cade ancora di più in depressione e diventa ancora più introverso. Arriviamo ad ottobre del 2012, Mark fatica a riprendersi dal lutto di suo padre e quindi si butta anche lui a capofitto nel bere. Il problema è che a questo punto non ha più alcun freno. Mark in poco tempo diventa chiaramente più aggressivo e poi arriva una sera in cui perde totalmente il controllo. Lui e Lizzie hanno un'ennesima discussione, Lizzie non ce la fa più e quindi arriva a dirlo, neanche se ne rende conto, ma urla in faccia a Mark. Io non so più se voglio ancora stare con te. La cosa fa rimanere senza parole Mark, quindi in quel momento la discussione si blocca lì. Lizzie prende le bambine, sale al piano di sopra e fa per metterle a letto. E poco dopo Mark chiama Lizzie dal piano di sotto. Però ha una voce davvero strana, mette paura. E Lizzie in effetti glielo dice dal piano di sopra, gli urla «Mark, smettila di parlare così perché mi stai terrorizzando!» Mark quindi sale le scale, entra in camera delle bambine e tra le mani stringe due coltelli da cucina. Guarda Lizzie e le dice «Domani saremo su tutti i telegiornali!» Lizzie è sotto shock, non sa cosa fare, quindi si appella alle sue figlie e dice «Ti prego, guarda le tue bambine, guarda i loro occhi, il loro sguardo, sono terrorizzate!» È lì che Mark si rende conto, perché guarda le sue figlie, vede che sono realmente terrorizzate e quindi esce dalla camera. Torna al piano di sotto, continua a bere e si addormenta sul divano. Lisa a quel punto ha solo in mente una cosa, portare quelle bambine fuori da quella casa. Prega qualsiasi santo per riuscire ad uscire da quella casa senza che Mark si svegli, perché la donna a questo punto lo sa, ne è consapevole. Se Mark si fosse svegliato, per loro non ci sarebbe stata alcuna speranza. Fortunatamente Mark ha bevuto come una spugna, quindi non si sveglia. Lizzie sale in macchina con le sue figlie e inizia a guidare di nuovo fino a casa dei suoi genitori. Lizzie, una volta che arriva a casa dei genitori, racconta ai suoi genitori cosa è successo. E quindi suo padre prende il telefono, chiama la polizia e avvisa la polizia di tutto. In questo modo la polizia va a casa di Mark e di Lizzie, arrestano Mark e lo portano in prigione. Questa notizia è un vero e proprio shock per tutti, amici e familiari. Il giorno dopo Lizzie decide di avviare le pratiche di divorzio. Peccato che Mark in prigione non ci rimanga molto, se la cava con la condizionale e forse con una multa, però non viene incriminato, nonostante la gravità del fatto. Arriva gennaio 2015, quando la famiglia Stephen viene colpita da un altro terribile lutto. Carla purtroppo viene a mancare per aver preso una dose eccessiva di antidepressivi. Rita l'ha trovato a casa sua, nel suo letto, nella stessa identica casa in cui abita anche lei. Quella donna è devastata. Rita era una donna molto forte, ma la dipartita del marito e i problemi con l'alcol di Mark l'hanno resa purtroppo molto molto fragile. E purtroppo dopo quest'ultimo tragico evento Rita la prende malissimo, smette di mangiare, inizia anche lei un pochino a bere, grazie a Dio non entra mai nella dipendenza, però sta davvero davvero male, sta a pezzi. Il suicidio di Carl ha avuto un impatto davvero devastante su Rita, prima di tutto perché, come vi dicevo prima, suo figlio viveva con lei, quindi il fatto che non si sia accorta che suo figlio Carl stesse così male da compiere quell'insano gesto la porta nello sconforto più totale. Oltretutto anche il fratello di Rita, anche lui gemello, si era tolto la vita, ecco perché l'evento per Rita ha avuto una così forte risonanza. Oltretutto anche il fratello di Rita, più precisamente il suo gemello, si era tolto la vita. Non c'è solo la disperazione, l'enorme sconforto di aver perso un figlio, ma c'è anche l'azione da parte di Rita di mettere le due situazioni a confronto, col risultato di sentirsi ancora peggio. Arriva l'8 giugno del 2015, sono passati 5 mesi, ma le cose non vanno molto meglio né per la famiglia Stephens né per la loro attività. Mark è soffocato dai debiti, oramai sua moglie l'ha lasciato, non sa cosa fare, non riesce a trovare una situazione stabile e quindi torna a bussare alla porta di sua madre, Rita. Per Mark quella è letteralmente l'ultima spiaggia, in quanto è sommerso dai debiti e non ha altra scelta. Il problema è che Mark, una volta che si è stabilito da sua madre, non prova a migliorare nulla, non prova a migliorare la sua situazione, non prova a uscire dalla sua dipendenza, nulla di tutto ciò. Anzi, se possibile, la sua dipendenza peggiora. Mark beve sempre più spesso, beve sempre, in realtà, in continuazione, giorno e notte. Quando non beve, dorme. Sua madre, in effetti, cerca di riprenderlo un attimo, perché questo ragazzo è sempre sbronzo. E ovviamente è preoccupata per suo figlio, vuole aiutarlo a smettere di bere. Questa è una situazione delicata, perché entrambi stanno vivendo un lutto. E tutti e due hanno una fortissima personalità. Rita, nonostante sia fragile, continua ad avere una lingua alquanto tagliente. E quindi le discussioni tra lei e suo figlio sono all'ordine del giorno. Rita lo mette spesso a confronto con suo fratello Marty, che ha un'attività, una moglie, una famiglia,
ma soprattutto non beve. Mark, ovviamente, quando sua madre lo paragona a suo fratello gemello, va su tutte le furie. Arriva il 15 giugno del 2015, l'attività di tappezzeria della famiglia Stephens chiude i battenti. Rita non riesce a fare tutto da sola e Mark è totalmente inutile da questo punto di vista, è come se non esistesse. E nonostante tutta questa situazione sia tutto fuorché positiva, Mark e il suo gemello Martin escono a bere per festeggiare. Per loro quella è l'occasione per cancellare tutti i debiti e ripartire da zero. Man mano che parlano, la conversazione tra i due si sposta su Rita. E Mark inizia a dire delle cose davvero cupe e aggressive. Lei definisce il male in persona e aggiunge che sente di poterla farla fuori. Finita la serata, i gemelli si salutano. Martin torna a casa sua e lascia tornare Mark a casa di sua madre. E io mi chiedo, Martin, fai tornare a casa Mark da sua madre dopo le cose che ha detto contro di lei? Posso capire che Martin abbia pensato, ha bevuto come un asino e quindi straparla. Ma un minimo di dubbio? Un sentore di sospetto? No? Niente? Zero? Nada? Mark è rientrato a casa, ovviamente totalmente sbronzo. E non contento, una volta rientrato, ha rincominciato a bere, perché oramai Mark fa solo quello. La vita di Mark gira attorno alla bottiglia. La bottiglia per Mark è la sua più grande amica, la sua più grande alleata. Non lo rimprovera, gli fa dimenticare di essere un fallimento su tutti i fronti. Gli fa scordare, seppur solo talvolta, che ha dovuto tornare a vivere da sua madre. Mentre invece dall'altro lato abbiamo sua madre Rita, che continua a rimproverarlo. Lo prega con tutte le sue forze di smetterla, perché ha già visto come l'alcol si è portato via suo marito e non vuole vedere suo figlio ridursi nella sua stessa condizione o peggio. Quella sera Rita, riproverando Mark, ci va giù più pesante del solito. Gli dice che sarebbe ora di cercare un lavoro al posto di passare le sue giornate a fare il patetico sul divano a bere, senza neanche provare a migliorare la sua vita. Rita è arrabbiata con Mark perché vede che neanche tenta di migliorare la sua vita. Purtroppo Rita credo non abbia capito che Mark ormai è talmente tanto dipendente che non guarda in faccia nessuno. L'importante per lui è avere la sua bottiglia. Ogni dipendenza è uguale sotto questo punto di vista. Con qualsiasi sostanza. Mark è abituato anche a bere 13 drink uno dietro l'altro in circa 15 minuti. Quindi capite bene che il suo consumo di alcol è diventato seriamente problematico. Eppure, ragazzi e ragazze, nessuno affronta questo problema. A parte sua madre, che però non affronta il problema, lo rimprovera. E poi, ragazzi, c'è la creme della creme, la ciliegina sulla torta, ossia Martin, suo fratello gemello, che al posto di dirgli, guarda, forse stai un po' esagerando, forse dovresti andare in riabilitazione, lo invita ai pub per bere con lui. Comunque, quella sera Mark, rientrato dal pub con suo fratello, sta in silenzio, ascolta sua madre che lo insulta, lo rimprovera. Poi scatta, si alza, la guarda in faccia e urla, io ho perso tutto solo per colpa tua. Dopodiché afferra un coltello e un forchettone da cucina e inizia a colpirla più e più volte. Rita purtroppo non ha via di scampo. Dopo aver commesso questo tremendo crimine, Mark sviene proprio per colpa dell'alcol. Solo quando si risveglia realizza che quel gesto raccapricciante l'ha fatto davvero, non fa parte dei suoi sogni. Rita è riversa sul pavimento, in salotto. È stata colpita 38 volte, di cui una fatale che le ha lacerato il cervello. La cosa assurda è che Mark si è svegliato, si è lavato alla bella e meglio, ma neanche così tanto bene, è uscito, è andato a comprare altro alcol, si è seduto sul divano e ha iniziato a fissare sua madre continuando a bere. Qualche ora dopo squilla il telefono di Rita ed è Chiesti, la sorella minore di Mark che vuole parlare con sua madre. Mark è diretto con sua sorella, non ci gira neanche tanto attorno. Dice semplicemente a Kirsty, non puoi parlare con lei perché l'ho appena fatta fuori. Poco più tardi Mark si consegna di sua spontanea volontà alle autorità. Il 9 febbraio 2016 si apre il processo contro Mark Stephens. E l'uomo, durante il processo, come abbiamo tra l'altro già visto in altri casi, non fa trasparire assolutamente alcuna emozione. Sembra letteralmente una statua di cera. È proprio come se stia assistendo al processo di qualcun altro. Nonostante ciò si dichiara colpevole di omicidio ma nega la premeditazione. Sostiene infatti col senno di poi di non ricordarsi assolutamente ciò che stava succedendo. Però, guardando i fatti, la premeditazione c'era, e come se c'era. L'ha detto a suo gemello quello che voleva fare a sua madre poche ore prima di compiere l'insano gesto. E infatti la testimonianza di suo fratello Martin, alla fine a segnare il destino di Mark Stephens. Il fratello di Mark, Martin, alla sbarra dice la verità. Sostiene che la sera del 19 giugno sono usciti e Mark ha detto testuali parole. Quella è il male in persona ed io sento di poterla farla fuori. Subito dopo Martin, alla sbarra torna Mark. E a Mark non resta che una scelta, confermare la versione di suo fratello determinando la sua accusa, ossia omicidio premeditato,
Mark viene condannato al carcere a vita. Dopo qualche anno, i restanti membri della famiglia Stephens non resta che una scelta: perdonare o non perdonare loro fratello Mark. Kirsty dice che non perdonerà mai Mark per ciò che ha fatto, in quanto l'ha privata di sua madre, del centro del suo universo. Martin, invece, il suo gemello, si è dimostrato ben più compassionevole e ha deciso di perdonarlo. Dopo essere riuscito a perdonare Mark, Martin ha ammesso alla stampa di essersi liberato da un macigno che pesava sul suo stomaco. Per lui è stato importante perdonarlo. E d'altro canto, l'unica cosa che ha potuto fare Martin è accettare ciò che è avvenuto. Mark, però, a quanto pare, nonostante sia stato perdonato da Martin, si rifiuta di incontrarlo. Nel giro di 5 anni i gemelli hanno perso loro padre per via dell'alcol, il fratello si è tolto la vita a causa della depressione e la madre è stata fatta fuori. Solo che quest'ultima tragedia è avvenuta per mano di Mark, uno dei gemelli della famiglia. Questo caso, ragazzi, mi ha colpito perché, lo ammetto, gemelli fuori di melone prima di oggi non ne avevo mai sentito parlare. Però facendo qualche ricerchino ho scoperto che in realtà ce ne sono un sacco di gemelli di questo tipo. Fatemi quindi sapere se magari siete interessati ad ascoltare qualche altra storia su qualche gemello leggermente fuori di melone. In ogni caso, credo che Ray e Rita abbiano fatto tanti errori con Martin e Mark. Ma dall'altro lato mi chiedo anche, e se questi gemelli avessero avuto un'infanzia normale? Mark sarebbe arrivato mai a questo punto oppure no? Questo a mio parere è il quesito più interessante su cui si poggia tutto il caso. Purtroppo col seno di poi si costruiscono castelli e io non posso esserne certa. Però credo che se Mark fosse cresciuto più seguito dai suoi genitori, forse si sarebbero resi conto per tempo che qualcosa proprio non andava. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Ovviamente fatemi sapere se questa storia già la conoscevate. Conoscevate la storia dei fratelli Stephens? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.